Ricordati di respirare. Questa frase mi è stata data in dono da un mio maestro, un maestro che in un certo periodo della mia vita, un periodo in cui avevo perso la bussola o magari avevo ritrovato la bussola, è un po' un paradosso questo, e mi ha detto questa frase. E perché ve la voglio donare anche a voi? Perché mi è capitato negli ultimi giorni di parlare con persone molto affaccendate, molto affannate anche. Vedo proprio la loro predisposizione all'affanno. Cosa voglio dire? Anzi, facciamo un passo indietro. Quando mi è stata donata questa frase? Mi è stata donata in un periodo in cui la mia mente passava da una parte all'altra con pensieri, ma forse dovrei fare questo, ma forse però c'ho questo da fare, ma il lavoro è questo. E questo maestro mi ascoltò e a un certo momento mi disse: ok Luigi, ho la soluzione per te, ti do solo una cosa da fare. Io dico: ok, dimmi. Mi dice: in tutto questo ricordati di una cosa, ricordati di respirare, mi disse. Io lì per lì dissi: vabbè, ma che soluzione è? Dentro questa soluzione, dentro questa parola, c'è un mondo. Parliamo del respiro. Il respiro è la cosa, penso che sarete d'accordo con me, voi che guardate questo video, chi è arrivato a vederlo fino adesso. Il respiro è qualcosa di importantissimo. Senza il respiro, se non respiriamo, non siamo qui, non siamo vivi, ok? Quindi ricordati di respirare. Ma io non mi ricordo di respirare. Cioè, in tutto questo casino, la cosa più importante è qualcosa che arriva da un'area dove non siamo noi a decidere, ok? Non siamo noi a decidere di respirare. È il respiro che si respira, questo corpo che respira. Quindi c'è un'intelligenza più grande che ci permette di respirare. Questo è straordinario, cioè la cosa più importante del mondo non ci dobbiamo preoccupare di farla, perché viene fatta in automatico. Quindi, appena ho capito questo, appena ho compreso questo, ho detto: cavolo, è vero, cioè ricordati di respirare era un po' una provocazione, ed è quello che voglio provocare qui. La provocazione che non serve che mi ricordo di respirare, quindi se non mi devo ricordare di respirare vuol dire che è la cosa più importante, vuol dire che se mi preoccupo di cose meno rilevanti, beh, sto sbagliando qualcosa evidentemente. Poi lo sbaglio non esiste, esistono solo dei feedback, quindi sto imparando questa cosa, che se il respiro, che è la cosa più importante, se viene fatto in automatico, perché mi preoccupo di tante cose che ci sono in giro, che affannano la nostra mente? Oddio, in pensieri, devo star qua, devo fare quello, devo fare quell'altro. Ok, quindi lo dico anche a me molto spesso, quando succede questo dico: ok Luigi, ricordati di respirare. Allora lì scatta questo meccanismo. Quindi fammi sapere se respiri, commenta questo video, fammi sapere se ti piacciono questi contenuti, se sei d'accordo con me sul fatto del respirare, di ricordarti di respirare. E io ti auguro veramente di viaggiare per il mondo, di scoprire nuove culture. Ti auguro abbondanza nella tua vita, ti auguro abbondanza a livello economico, ti auguro abbondanza a livello di salute, a te, alla tua famiglia, alle persone che ami. Ti auguro abbondanza in ogni area che per te è importante nella tua vita, ok? Quindi veramente grazie per vedere questi contenuti, condividili se ti piacciono e scrivimi, lasciami un messaggio, fammi capire se sono contenuti che ti piacciono, ok? Quindi ti saluto e ti mando un abbraccio, ciao!